viene fuori che il costo medio di sinistri in Italia è di 2.800 euro, il più basso d'Europa. Quindi la verità è che i carrozzieri italiani sono i meno pagati d'Europa. Quindi noi non dobbiamo chiedere il giusto, dobbiamo chiedere le paghe che pagano in Germania, che pagano in Francia, che pagano in Spagna. Sono tutte sopra i 60-70 euro all'ora. E il tempario, ricordatevi, è il tempario unico europeo fatto dalle case costruttrici, che è uguale a quello che usate voi. Difendete i vostri diritti. Bravo. Tutto dopo, ti mando tutto dopo, mandi un messaggio perché sono qui adesso nella manifestazione. Sì, mandami un messaggio su questo numero e ti mando tutto dopo. A differenza di quello che ci vogliono farci credere, c'è qualcuno che può ascoltare le nostre parole e mantiene vivi i nostri diritti. Questa persona qualcuno l'ha già conosciuta alle nostre riunioni. Gli do la parola due minuti che ci spieghi le cose. Grazie. Grazie a tutti, complimenti, perché questa dimostrazione è grazie a tutti, complimenti per questa bellissima manifestazione spontanea e democratica, questa dimostrazione che il vostro lavoro, del diritto al lavoro, le vostre competenze, le vostre eccellenze devono essere rispettate. Oggi purtroppo noi non possiamo entrare nel Consiglio regionale per la par condicio, però adesso stiamo chiedendo che ci riservi in una sala sopra dove presenteremo la proposta di legge che prevede un vostro albo qualificato e della formazione per i vostri dipendenti e soprattutto il diritto al credito e tutte le agevolazioni della Regione Piemonte, così come per tutte le altre imprese. Il vostro comparto non deve essere discriminato ma deve essere equiparato a tutti gli altri lavoratori, perché il diritto al lavoro è previsto dalla nostra Costituzione e vi appartiene. Complimenti e grazie, adesso vediamo. Vediamo con calma, parlando naturalmente con l'ufficio di presidenza, visto e considerato che siete qui e dovete essere rispettati come tutti gli altri lavoratori, chiederemo democraticamente che ci venga consegnata, data un'aula sopra in cui presenteremo a tutta la stampa e media la proposta di legge che prevede, ripeto, la non delocalizzazione delle vostre competenze, che prevede il rispetto del vostro lavoro e soprattutto il mantenimento di 14.000 lavoratori piemontesi. Bravo! Qualcuno che ci ascolta c'è allora, l'avete sentito con le vostre orecchie.